cose minori che non devono essere cambiate adesso, subito. Grazie, a facoltà, onorevole Bresso, 2 minuti. Onorevole Zanni, non tema, noi europei, noi pro-europei cogliamo la sfida anche delle prossime elezioni europee. Non ci sarà una maggioranza anti-europea in questo Parlamento. Certo, anche noi vogliamo cambiare il Trattato di Lisbona, ma in meglio. Occorre conferire sovranità all'Unione europea nei campi in cui gli Stati non sono più in grado di gestirla da soli. E questi campi sono molti, dalla moneta alla politica economica e al quadro delle politiche sociali, alla giustizia, alla difesa e alla politica estera, alla sicurezza a cui voi tenete molto, il mercato unico naturalmente, l'ambiente, la protezione dalla globalizzazione. In tutti questi campi noi pensiamo che il Trattato di Lisbona permetta di andare avanti applicandolo pienamente, ma pensiamo anche che siano possibili e necessarie modifiche ai trattati. Molti hanno trattato il tema della democrazia. Per far funzionare bene la democrazia in Europa occorre che si arrivi pienamente alla codecisione. Qui mi rivolgo al Consiglio. La democrazia è voto a maggioranza, è capacità di prendere decisioni, di andare avanti, non di farsi bloccare dal voto all'unanimità. E anche quello, certo, dell'iniziativa legislativa del Parlamento europeo e quello di un migliore rapporto con i parlamenti nazionali che devono controllare l'applicazione delle norme europee da parte dei loro governi, è anche sicuramente quello di arrivare attraverso o l'uso della clausola passerella o le modifiche dei trattati a un vero processo di codecisione. È quindi, io credo, il momento, 10 anni dopo, di fare una riflessione, ma una riflessione seria su quali siano le competenze proprie dell'Unione, quali siano le competenze che devono restare gli Stati, anche restituendo ciò che eventualmente fosse, su cui si fosse debordato. Noi siamo certi che i pro-europei alle prossime elezioni vinceranno e, come dicevo, la sfida la cogliamo, la porteremo avanti e la vinceremo. Thank you, colleague. Thank you. No. Grazie per 1 minuto, l'onorevole Starbatti. I romani dicevano pacta sunt servanda, cioè i trattati devono essere rispettati. E lei, commissario, ritiene che il principio praticamente dello Stato di diritto.